Sergio Mattarella è il nuovo presidente della Repubblica, silenzioso, discreto pur negli anni di massima visibilità politica quando fu ai vertici della Democrazia Cristiana. Per conoscerlo un po' meglio siamo andati a trovare un altro big della ex DC qui nel suo feudo a Nusco, Ciriaco Di Mita, suo grande amico e per certi versi maestro. Sergio Mattarella è il nuovo presidente della Repubblica. Lei è contento? Sì, perché non vorrei sbagliare. Tra tutti i contendenti, credo che sia la persona con una media di virtù più larga. Lei lo conosce da anni e lo conosce anche molto bene. Che persona è? Si è detto che è una persona austera, molto seria. No, io l'ho visto ridere, scherzare, giocare, come dire, spensierato, ma l'ho visto impegnato, serio. Normalmente era sereno ed equilibrato, beh, ma l'ho visto anche reagire. Celebre una sua frase, lei disse: Forlani a confronto era un movimentista. Questa l'hanno inventata. Nel gruppo dei siciliani, indubbiamente gli altri erano più impulsivi, era un passista, si direbbe nel mondo del ciclismo. E beh, i passisti quasi sempre tagliano il traguardo. Secondo lei che presidente della Repubblica sarà? Io credo il migliore che si potesse scegliere. Pertini diceva che i siciliani hanno mezzo grado di intelligenza in più della media degli italiani. E poi come la usano è tutto un discorso. Però nel caso di Mattarella credo che la usi bene. Ha il senso del diritto, quindi non è portata alla prevaricazione. Si è tanto parlato di retroscena, del patto del Nazareno. Pare che a questo punto Matteo Renzi abbia creato una frattura, o almeno apparentemente così sembra. Secondo lei Berlusconi come ha reagito? Io potrei dire, è vero che uno si può lamentare perché non è stato mantenuto il patto, ma credo che pure l'altro si potrebbe lamentare che non ha concorso a risolvere il problema facendo prevalere una sua visione di parte.